a mio avviso gli acquisti andavano fatti addirittura prima, in modo tale che si potessero allenare tutti e tre da martedì scorso. Stiamo parlando di due giocatori che non giocano da parecchio tempo e quindi non hanno ritmo partita pronto, e non voglio altre scuse. Sono stufo di sentire che se si fa male un difensore della Latta deve giocare dietro e perdiamo un colosso al centrocampo. Sono stufo di sentire che davanti con difese strutturate i nostri attaccanti abbiano difficoltà a fare gol. Quindi avete accontentato al 100% tutti. Parola di Roberto Pighi, vicepresidente del Piace, tra gli ospiti ieri sera dell'ultima puntata di Zona Calcio. Il dirigente biancorosso ha dunque commentato le ultime importanti mosse di mercato della società dei Fratelli Gatti. Abbiamo fatto un capolavoro davvero con quel ragazzo. E poi è la prima scelta di Franzini, quindi onestamente credo che bisogna dare anche atto di quello che è possibile fare e soprattutto di seguire le coordinate di chi ha la responsabilità, adesso che non ha più una corazzata ma una Ferrari, come ho detto oggi, di portare a termine il suo lavoro. Tanto piace, ma si è parlato ancora una volta, dei problemi ormai irrisolvibili che attanagliano il proprio Piacenza. Se domenica non dovesse infatti scendere in campo con l'Alessandria, il club scomparirebbe dai radar. Durissime a tal proposito le dichiarazioni di Settimio Lucci, che nelle scorse settimane ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile del settore giovanile rossonero. Con Dario Mastrototaro, regista del Carpaneto, e Jonathan Aspas, stella del Nibbiano Valtidone, si è invece parlato di Serie D ed eccellenza. Finale di serata con il calcio a 5 e l'area indoor piglia tutto. Mister Paolo Losi, storico tecnico della formazione fresca vincitrice della finale di Coppa Lombardia, non si è nascosto ribadendo la volontà di salire in Serie B. Le repliche di Zona Calcio andranno in onda giovedì su Telelibertà alle 21.30 e sabato alle 23.45 su Telelibertà 2.